questa è una conferenza che ho deciso di fare ancora prima di mettermi a studiare questi argomenti, perché mi affascinavano comunque. È un universo diverso, è l'universo delle alte energie. Parleremo di nuclei galattici attivi, quasar, brasar e altre stranezze cosmiche, ovvero degli oggetti più energetici e più peculiari del nostro universo. E quindi si parlerà anche di un po' di fisica, di onde elettromagnetiche e di tutti i fenomeni energetici che sono in gioco. Questo che vedete qui è una rappresentazione artistica, ovviamente, di un quasar di cui parleremo fra poco e di cui spiegheremo le caratteristiche. L'argomento è veramente complesso, quindi io mi sono tenuta su un livello divulgativo, ma semplicemente perché era troppo complesso anche per me andare ad approfondire. Benissimo. Allora, partiamo dicendo prima di tutto un ripassino. Ah, questo è un corso, quindi non è una classica conferenza divulgativa, e in quanto corso sono obbligata a ricordare e ripassare delle cose che per alcuni di voi sono scontate e noiose, ma per altri magari, altre persone magari hanno piacere di avere un ripasso, anche perché tutta la lezione si parlerà di onde elettromagnetiche. Cosa sono le onde elettromagnetiche? Le onde elettromagnetiche sono una forma di energia, energia che noi riceviamo, che i nostri occhi possono recepire sotto forma di quella che noi chiamiamo luce. La luce è un'onda, un po' come le onde del mare, quindi è una perturbazione di energia che ha questa forma praticamente con dei picchi e i punti più alti e delle creste e degli avvallamenti. Ha delle caratteristiche: la lunghezza d'onda, lunghezza d'onda si chiama lambda, è la distanza tra due picchi o tra due avvallamenti, da qui a qui o da qui a qui la distanza è uguale. Allora, le onde, a noi la luce è familiare, ma la luce è solo una piccola parte di onde che possiamo recepire con i nostri occhi. Vedete qua c'è il simbolo dell'occhio. Quindi la luce che noi vediamo, anche la luce bianca, si può scomporre con un prisma di vetro, facendola passare da un vetro. Avete avuto, molti di voi l'avranno visto, l'arcobaleno, si crea la scomposizione della luce, l'arcobaleno, i sette colori dell'iride, e anche la luce bianca, che è la somma di tutti i colori, si può scomporre nei colori dal rosso al violetto. Ma ci sono altri tipi di onde che i nostri occhi non percepiscono: onde radio, microonde e infrarosso, ultravioletto, i raggi X e i raggi gamma. Questa forma di luce, chiamiamola tra virgolette, anche se non è corretto chiamarla luce, i nostri occhi non la possono percepire, ma alcuni strumenti sì. Ci sono dei radiotelescopi che percepiscono le onde radio e ci sono degli altri strumenti che percepiscono i raggi X o i raggi gamma. Noi viviamo immersi in queste energie, in queste onde elettromagnetiche. È importante la lunghezza d'onda come parametro, perché la lunghezza delle onde che noi possiamo vedere è piccolissima. Noi possiamo vedere, abbiamo dalle onde che hanno una lunghezza di 700 nanometri a quelle più piccole con una lunghezza d'onda minore di 400 nanometri. Un nanometro è un miliardesimo di metro, quindi sono piccolissime, piccolissime. E più l'onda, la lunghezza d'onda è lunga, minore è la frequenza. La frequenza è il numero di onda completa per unità di tempo. Quindi quando io aumento, vedete verso il violetto, le onde sono sempre più ravvicinate, più frequenti, nella stessa unità di tempo io ho più onde, vuol dire che la frequenza aumenta, la frequenza è inversamente proporzionale alla lunghezza d'onda. Questo solo per introdurre un ripasso.
ripasso. Scusate se sono stata scolastica, diciamo, nel ripasso. Quindi parleremo, noi delle stelle possiamo soltanto vedere la luce. Le stelle e gli oggetti del cosmo si possono studiare, non possiamo andare nel cosmo a toccare con mano questi oggetti, ad esaminare la composizione chimica. Possiamo solo interpretare la luce che riceviamo. La scomposizione della luce si chiama spettro. Ci sono tre tipi di spettri. Se noi abbiamo una sorgente di luce ideale, un'emissione di corpo nero si chiama, nell'universo, nello spazio, e la riceviamo e scomponiamo questa luce che ci arriva, la potremo scomporre secondo il visibile, la nostra, quello che possiamo vedere, tutti i colori dell'arcobaleno. Se da di fronte, e si chiama spettro continuo, è un caso ideale. Se davanti alla sorgente di luce c'è un gas, il freddo, il gas assorbirà una parte della luce e sullo spettro, sul continuo, appariranno delle righe nere verticali che sono chiamate righe di assorbimento e appaiono, a seconda della composizione chimica del gas, sempre in determinati punti. Ogni gas produce ogni composto chimico, ogni gas produce delle linee di assorbimento sempre negli stessi punti dello spettro, come se fosse un'impronta digitale. Quindi, se noi in laboratorio verifichiamo quali sono le righe di assorbimento di determinati gas, poi potremo confrontarle con quelle che osserviamo che arrivano dalle stelle e capire la composizione chimica della sorgente che emette quella luce. Le righe di emissione, invece, quando abbiamo un gas caldo che tutti i corpi caldi emettono, senza una sorgente vera e propria di luce di tipo stellare, il gas emette, quindi emetterà delle righe brillanti e senza lo sfondo continuo, lo sfondo della sorgente di luce, apparirà su sfondo nero delle righe di emissione del gas brillanti. Insomma, se noi scomponiamo la luce che ci arriva dalle stelle, da una galassia, da qualunque oggetto dell'universo, noi possiamo ottenere questi tre tipi di spettro. E guardando dove cadono queste righe o di emissione o di assorbimento di emissione, noi potremo capire la composizione chimica dei gas, degli elementi che stiamo osservando. Bene, questo era, scusate, un piccolo ripasso perché per tutta la lezione parleremo di spettri. Allora, ma non solo spettro, no allo sciovinismo spettrale, diceva un astronomo di cui non mi ricordo più il nome, non è mia la citazione, perché noi non analizziamo, non faremo solo delle analisi di spettri della luce, ma faremo anche dell'analisi di immagini. Immagini, quindi astrometria, che è la scienza che dà delle misure spaziali, delle misure di coordinate dei corpi celesti, struttura spaziale della sorgente attraverso l'immagine, vedere se è puntiforme come le stelle o estesa, facciamo della fotometria e poi con le stesse immagini facciamo gli spettri della luce, quindi studiamo la caratteristica dello spettro continuo e le particolarità dello spettro, le linee di emissione o di assorbimento di cui parlavo prima. Però per fare questi due lavori ci sono abbiamo dei rompiscatole, diciamo così. Rompiscatole sono le limitazioni intrinseche dei nostri strumenti, della nostra tecnologia, che di per sé, come tutte le tecnologie, è finita, nel senso che non è infinita. Limitazione, disturbi esterni, il fondo cosmico, la radiazione cosmica di fondo, cioè una radiazione che pervade tutto l'universo e che deriva direttamente dal Big Bang, di cui parleremo dopo. E poi abbiamo dei disturbi interni, anche un rumore degli strumenti, un fondo strumentale. Quindi tutti questi sono i nemici delle nostre osservazioni. E questo ci dà, però queste due analisi ci parlano anche
del tempo, perché analizzando gli spettri e guardando quanto si spostano le linee di assorbimento e di emissione, quanto si sono spostate, noi abbiamo anche un'indicazione di quanto sono questi oggetti distanti da noi. Allora, parliamo dei nuclei galattici attivi, delle galassie attive. Prima di parlare delle galassie attive, diciamo cosa sono le galassie normali invece, quelle normali. Normale è messo tra virgolette, perché cosa c'è di normale nell'universo? Chi dice cosa è normale e cosa non è normale? Diciamo che queste sono la maggior parte, statisticamente, delle galassie. La maggior parte delle galassie, le galassie sono dei sistemi legati gravitazionalmente, composti da stelle, da pianeti, da polveri, da gas, principalmente idrogeno ed elio, e da materia oscura. Però la materia oscura non emette radiazione elettromagnetica, non emette onde elettromagnetiche. Le galassie possono avere varie forme, vediamo tre esempi, ma principalmente le tre forme principali sono a spirale, come la galassia in alto, quindi con un nucleo e dei bracci, si chiamano proprio bracci e non braccia, non è un errore, che circondano il nucleo e che ruotano, perché le galassie a spirali ruotano su se stesse intorno al nucleo. La nostra, per esempio, noi viviamo in una galassia spirale, la Via Lattea, e ruota alla velocità, cioè per compiere un giro completo ci mette 250 milioni di anni. Poi ci sono le galassie ellittiche, la galassia in mezzo, che sono ellittiche, ovvero hanno delle forme di ellissoidi, tipo pallone da football, e non hanno bracci, non hanno strutture interne come i bracci, e sono galassie tipicamente più vecchie, che hanno consumato molte delle loro polveri e gas, e che hanno stelle più vecchie, più rosse. Invece le galassie a spirali hanno anche un'attiva formazione stellare nei bracci, vedete in quella in particolare le stelle blu sono stelle giovani. Allora, per le galassie normali, per queste galassie, noi studiamo l'emissione elettromagnetica, le onde, la luce che riceviamo dalle galassie. E è quasi tutta interamente prodotta da stelle. E se facciamo lo spettro, la scomposizione della luce di queste galassie, nello spettro, nella parte visibile dello spettro, abbiamo la luce delle stelle. Nell'infrarosso, la polvere riscaldata dalle stelle, cioè polvere più fredda, con una temperatura più fredda di quella delle stelle ovviamente, che però emette in infrarosso. Poi rileviamo anche dei raggi X, che sono dei resti di supernova, prodotti nei resti di supernova. Le supernove sono le esplosioni di stelle di grande massa. E poi abbiamo anche delle righe di emissione nelle regioni H2, cioè grandi nebulose di gas ionizzato, perché è riscaldato da stelle grandi e molto calde vicine. Però i raggi X, resti di supernova, e le righe di emissione di queste regioni di gas ionizzato sono deboli nello spettro totale di una galassia, perché nello spettro totale di una galassia le galassie normali emettono soprattutto in luce visibile e in infrarosso, ok? E nelle altre bande dello spettro, nelle onde radio, emettono poche onde radio, cioè non emettono onde radio, non emettono raggi gamma, emettono pochissimi raggi X. Quindi noi le studiamo praticamente in queste due bande dello spettro. Ma poi c'è un'altra classe di galassie. Sono i cosiddetti nuclei galattici attivi. In inglese si chiamano Active Galactic Nucleus, e l'acronimo è AGN. E quindi si stima che nell'universo locale il 10% delle galassie, delle grandi galassie, abbiano un nucleo compatto, molto denso e luminosissimo, detto appunto nucleo galattico attivo. E in molti casi il nucleo, l'AGN, d'ora in poi lo chiameremo AGN, l'AGN è più brillante dell'intera galassia che lo ospita.
E pensate che una galassia in media ha minimo 100 miliardi di stelle, quindi un nucleo che riesce ad essere più luminoso di tutte queste 100 miliardi di stelle. La luminosità però, la particolarità è che la luminosità è generata in una area molto piccola, tipicamente grande quanto il nostro sistema solare. Ora, in una galassia che come minimo, la nostra galassia per esempio, ha un diametro di 100.000 anni luce, voi capite bene che le dimensioni del sistema solare sono veramente niente rispetto alle dimensioni di una galassia. Quindi che cos'è che può emettere così tanta luce in una regione così ristretta e così piccola? Tipicamente si ritiene che sia un buco nero supermassiccio. Quindi si ritiene che i nuclei così luminosi siano alimentati da perché un buco nero supermassiccio sta accrescendo la propria massa. Un buco nero che può avere una massa da 1 milione a 10 miliardi di masse solari. Quindi una dimensione spaventosa. Voi direte, ma i buchi neri non si vedono, perché questo è così luminoso? Giusta osservazione, i buchi neri non si vedono, non si possono vedere direttamente, ma noi possiamo vedere la luminosità della materia che sta cadendo addosso al buco nero e che emette radiazione, che emette vari tipi di radiazione. Adesso spiegheremo bene tutti i processi. In questa foto c'è una galassia NGC 7742, il numero di catalogo, nella costellazione di Pegaso, che dista 72 milioni di anni luce, che è una tipica galassia che ha un nucleo galattico attivo, chiamate anche galassie attive, è sinonimo. Questa è una galassia attiva ed è, allora ovviamente non è così semplice, tutti i nuclei galattici attivi, tutti gli AGN, sono, c'è una tassonomia veramente ricca, ci sono tantissime suddivisioni. La prima che affronteremo è quella a cui appartiene questa galassia, si chiamano le galassie di Seyfert. Le galassie di Seyfert sono dei tipi di nuclei galattici attivi. Carl Seyfert, furono scoperte da Carl Seyfert, che era un astronomo, nel 1943. Perché lui esaminò sei galassie, un gruppo di sei galassie, e vide che queste sei galassie avevano tutte un nucleo estremamente brillante, ma di apparenza stellare. Cioè, stellare cosa vuol dire? Che appariva puntiforme come una stella e non si riusciva a risolvere questo nucleo, non si riusciva a separare, a vedere la composizione delle stelle. Quindi di apparenza stellare non si riusciva a risolvere. Qui ci sono due esempi di galassie di Seyfert che sono tutte spirali, quasi tutte spirali, galassie spirali. Allora, la galassia del Compasso, che è una costellazione australe, il Compasso è una costellazione australe, in latino Circinus, viene detta anche galassia del Circino, dista 13 milioni di anni luce da noi e vedete il nucleo molto attivo e brillante rispetto al resto della galassia. E poi abbiamo invece la nostra M77, dico nostra perché si vede nel nostro emisfero boreale e quindi molti di noi l'hanno vista durante le nostre osservazioni, anche in Cornua, durante la serata Messier l'abbiamo vista, un'altra bellissima galassia spirale nella costellazione della Balena che dista 47 milioni di anni luce. Anche qui vedete che è il nucleo attivo. Anche la nostra M51, la Whirlpool, quella grossa spirale che sta interagendo con un'altra più piccola, è una galassia di Seyfert. Praticamente il nucleo è così luminoso perché c'è un buco nero supermassiccio che però non è quieto come quello della nostra galassia, perché anche nella nostra galassia c'è un buco nero supermassiccio che ha una massa di 4.2 milioni di masse solari. Questi però il nostro non ha un disco di accrescimento così luminoso, questi stanno mangiando, cioè c'è tantissimo gas, polvere che sta finendo nel nucleo, lo sta attivando e adesso vedremo i meccanismi. Allora, prima di tutto guardiamo gli spettri. Questo è lo spettro di una galassia di Seyfert e questo è lo spettro di una galassia spirale normale. Vedete che nello spettro le linee della galassia, del nucleo della galassia di Seyfert, allora in corrispondenza delle righe dell'idrogeno,
H beta, qui c'è l'ossigeno terzo, questo è di nuovo un idrogeno, sono molto marcate, forti, e sono larghe. Invece lo spettro di una galassia normale non ha righe così. Quindi questo nucleo, praticamente queste righe così larghe sono interpretabili come ha delle zone dove il gas ha una velocità eccezionale, 10 alla quarta chilometri al secondo. Quindi, tra l'altro, lo spettro di una galassia normale mostra le righe di assorbimento, ok? Righe come quelle del nostro Sole sul fondo del continuo, siccome la galassia contiene il gas, noi vediamo le righe di assorbimento nere. Invece gli spettri dei nuclei galattici attivi, quindi anche della prima categoria, le galassie di Seyfer, sono righe di emissione, sono righe di emissione molto larghe. Cos'è l'idrogeno beta? H beta, idrogeno beta? Sì, perché le righe dell'idrogeno c'è l'idrogeno H alfa, H beta e H gamma, sono le righe dell'idrogeno. Le galassie di Seyfert, ovviamente, non sarà mica così solo così semplice, le dobbiamo dividere in due categorie, perché vi ho detto che qui la classificazione si complica. Ci sono galassie di Seyfert di tipo 1 e galassie di Seyfert di tipo 2. Le galassie di tipo 1, la differenza è sempre spettrale, di interpretazione proprio delle righe. Le righe delle galassie di Seyfert di tipo 1 sono molto larghe. Hanno ali larghe le righe dell'idrogeno, da 50 a 10 nanometri. E appartengono al tipo 1, sono la minoranza delle galassie di Seyfert, il 20%. Le galassie di Seyfert di tipo 2 hanno delle righe sempre larghe, però un po' meno, quindi per paragone si chiamano righe strette. Quindi l'interpretazione fisica è che questi due spettri di emissione arrivino da regioni diverse della galassia. La regione delle righe larghe, cioè il gas si trova in una zona della galassia chiamata regione dalle righe larghe, una fantasia tremenda con questi astronomi, Broad Line Region in inglese, BLR, che è una zona molto compatta con la velocità del gas. Il gas è compresso e va ad altissima velocità. Perché? Ve lo anticipo perché? Perché è la zona più vicina al buco nero supermassiccio. Poi c'è una regione delle righe strette, la Narrow Line Region, NLR, che è una zona dove il gas ha più basse velocità e bassa densità, quindi una regione meno densa con meno velocità, perché è più lontana dal buco nero supermassiccio al centro della galassia. Allora, ma che cos'è che... Allora, abbiamo detto che questi nuclei galattici attivi, questi AGN, producono circa 100 volte la luminosità di una galassia normale. Sono molto, molto più luminosi. In una frazione di un volume, diciamo, ristretto. Com'è possibile? Ve l'avevo già anticipato, perché c'è un solo tipo di motore centrale che può dare luogo a fenomeni così energetici. Ed è la forza di gravità di un buco nero supermassiccio. Quindi, perché il buco nero attrae il gas circostante della galassia e anche la polvere, anche una stella se passasse qualunque cosa, e però come li attrae? Non è che se io cado in un buco nero ci cado così dritta, come cadere in un pozzo, no? Comincio a essere attratta e tutta la materia comincia a spiraleggiare intorno al buco nero, come avete presente quando l'acqua in un lavandino, svuotate, togliete il tappo da un lavandino, l'acqua cade nello scarico, comincia a spiraleggiare, non va dritta giù così, tipo cascata, va, spiraleggia.
la materia comincia a spiraleggiare intorno al buco nero supermassiccio e crea quello che si chiama un disco di accrescimento o disco di accrezione. E quindi converte la sua energia potenziale gravitazionale in radiazione elettromagnetica e produce delle particelle accelerate a velocità paragonabili a quelle della luce. Quando una particella viene accelerata, che può essere tipicamente un elettrone, a una velocità paragonabile a quella della luce, si chiamano particelle relativistiche. Allora, la cosa importante è che la radiazione elettromagnetica che noi riceviamo, di cui facciamo lo spettro, le righe di emissione, sono prodotte da un'energia potenziale gravitazionale degli oggetti attirati dal buco nero, che questa energia si converte in energia cinetica di movimento e l'energia cinetica del gas si converte in calore. E questo calore si converte in calore tramite la viscosità e le forze di attrito. E tramite la viscosità e le forze di attrito e il calore si genera radiazione elettromagnetica. Io faccio sempre questo esempio, non so se è proprio scientificamente corretto, però è calzante. Praticamente avete presente quando la notte di San Lorenzo noi osserviamo nel cielo le stelle cadenti, che altro non sono che polvere di cometa, si dice poeticamente, ovvero dei pulviscoli, residui di comete che entrano nella nostra atmosfera e entrando nella nostra atmosfera per la forza di attrito bruciano, si disintegrano, bruciano e lasciano quella striscia luminosissima che tutti noi vediamo. Fate conto che quella striscia a volte molto luminosa, alcune volte si chiamano anche bolidi, bolidi dà l'idea di una cosa immensa, magari un frammentino di un centimetro neanche. Ora pensate, se un pezzettino di un centimetro nella nostra atmosfera, che è molto rarefatta a confronto di un buco nero, provoca quella luminosità pazzesca, quindi genera quella radiazione elettromagnetica, pensate cosa può fare tantissima materia, gas, polvere, pulviscolo che cadono intorno a un buco nero e che spiraleggiano intorno a un disco di accrescimento, quindi si urtano tra di loro e questa viscosità con le forze di attrito genera calore e quindi emissione elettromagnetica a livelli inimmaginabili, all'ennesima potenza. Alcune volte nei nuclei di questa galassia, oltre a esserci il buco nero supermassiccio con il disco di accrescimento di materiale che sta cadendo, quindi volevo dire una cosa importante è quello che noi rileviamo, la luce che noi rileviamo, la radiazione elettromagnetica, non è del buco nero che non si vede, perché nulla, neanche la luce può sfuggire al buco nero, ma è la luce luminosa del materiale che sta cadendo nel buco nero. Alcune volte black hole, qui abbiamo il nostro buco nero, black hole in inglese, il disco di accrescimento della materia che cade, alcune volte hanno anche dei getti relativistici. Che cosa sono i getti relativistici? Sono praticamente sono dei getti che partono direzioni diametralmente opposte dai poli, diciamo, del disco, dalla regione più interna del disco di accrescimento. Attenzione, non escono dai poli del buco nero, perché niente può uscire dal buco nero. Escono dalla parte più interna del disco di accrescimento e sono particelle tipicamente elettroni, è plasma comunque, sono getti di plasma. Il plasma sapete che è il quarto stato della materia. La materia può essere solida, liquida o gassosa, o plasma, che è una via di mezzo tra il solido e il liquido, diciamo, e si trova il plasma per esempio nel sole ad alte temperature, e sono getti di plasma con particelle tipicamente elettroni che vengono accelerati a velocità, si dice, relativistiche, cioè vicino alla velocità della luce. Perché questo disco genera dei campi magnetici molto forti, paralleli al piano del disco. Questi campi magnetici
però si attorcigliano, la rotazione del disco li fa attorcigliare e gli elettroni che quando vedono un campo magnetico impazziscono, gli elettroni, le particelle cariche amano i campi magnetici, cominciano a spiraleggiare intorno ai campi magnetici e li seguono ed emettono una, la vedremo bene adesso, dopo, una radiazione di sincrotrone, cioè un tipo di onda elettromagnetica. Allora, le emissioni dell'AGN. Allora, questo è il campo magnetico, le linee del campo magnetico lungo i getti. Il nostro elettrone vede il campo magnetico, deve seguirlo e comincia a spiraleggiare intorno al campo magnetico, spiraleggiando, anche tutto spiraleggia, il disco di accrescimento spiraleggia intorno al black hole e nei getti intorno ai campi, alle linee di campo magnetico ci sono gli elettroni che spiraleggiano intorno alle linee di campo magnetico e nel farlo emettono una radiazione elettromagnetica che è tangente ed ortogonale, perpendicolare al piano, al loro piano di rotazione, di spiraleggiamento, vedete che viene nella nostra direzione, ed è un tipo di luce. Questa radiazione di sincrotrone avviene tipicamente nelle emette onde radio, praticamente, nelle onde radio, ma la radiazione di sincrotrone può essere, questa è quella astrofisica, può essere anche generata artificialmente e noi la generiamo sulla Terra, sul nostro pianeta. Qui ho messo un esperimento DAFNE dei laboratori nazionali di Frascati, dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Sono stata a Frascati al INFN e hanno questo esperimento, tipo un piccolo CERN, diciamo, come il CERN di Ginevra, dove loro in degli anelli accelerano gli elettroni, cioè creano campi magnetici e poi accelerano gli elettroni in modo da riprodurre questo effetto dei getti relativistici, astrofisici. Quindi l'elettrone accelerato lungo i campi magnetici comincia ad emettere questa radiazione di sincrotrone, che può emetterla in tutte le bande dello spettro, dalla luce visibile fino alla luce, all'onde radio, raggi X, e può emetterla, quando la produciamo artificialmente, in tutte le bande dello spettro. Quella astrofisica soprattutto la rileviamo nelle onde radio con picchi nei raggi X. Poi, come emissioni, a parte la famosa radiazione di sincrotrone, quindi è prodotta non dalle stelle, diciamo, direttamente, come tutte le altre radiazioni, come la radiazione del Sole, ma è prodotta da questo processo, dagli elettroni che viaggiano a velocità relativistiche. Poi c'è l'effetto Compton inverso, che produce invece tipicamente raggi X e raggi gamma, quindi radiazione ancora più energetica. Avviene quando un elettrone di alta energia si scontra con un fotone che ha bassa energia. Dopo lo scontro l'elettrone cede un po' della sua energia al fotone e il fotone prosegue produce un fotone con raggi X o raggi gamma. Il fotone si acquisisce questa energia. L'elettrone perde energia a scapito del fotone che l'acquista. Questo è l'effetto Compton inverso. Praticamente questi due tipi di fenomeni fisici producono le radiazioni principali di questi getti relativistici e anche del disco di accrescimento. Perché questo effetto, l'effetto Compton, si ha anche nel disco di accrescimento. Allora, però ritorniamo alle nostre galassie di Seyfert di tipo 1 e di tipo 2. Abbiamo detto che le galassie di Seyfert di tipo 1, le spirali, hanno praticamente degli spettri, delle linee molto larghe. Vedete? Questa linea larga che è interpretabile come un gas ad alta velocità. Perché?
Perché le nubi che emettono le righe larghe, le Broad Line Region, le BLR che abbiamo visto prima, qui sono raffigurate come nubi di gas, sono quelle più vicine al buco nero e ai disco di accrescimento. Poi i jet possono esserci, ma possono anche non esserci. Non ci sono in tutti gli AGM i jet, solo in quelli più potenti. Ma il disco di accrescimento c'è in tutti. E queste nubi del tipo delle righe larghe sono più vicine al disco di accrescimento. Tramite il teorema del Viriale noi possiamo calcolare la massa del black hole, del buco nero, con quella formuletta lì, conoscendo la velocità a cui vanno i gas. Ma lo vediamo bene adesso. Quindi queste righe sono allargate per effetto Doppler. La larghezza riflette la dispersione di velocità delle nubi. Le varie velocità esistenti in questa zona della Broad Line Region. Adesso, dopo aver visto le Seyfert di tipo 1 e di tipo 2, veniamo al più famoso dei nuclei galattici attivi, il più famoso degli AGN, i quasar. Quasar è una... vuol dire, dunque, deriva da quasi stellar radio source, cioè una sorgente radio quasi stellare. La contrazione di questa frase ha creato il termine quasar, perché sono degli AGN estremamente luminosi e molto distanti. Quelli che conosciamo sono tutti nell'universo vicino, non ce ne sono di quasar, sono tutti lontani. Quindi lontani nello spazio e lontani anche nel tempo. Allora, qui vedete uno dei quasar più vicini, che è il numero di catalogo 3C273. 3C273, 3C vuol dire il terzo catalogo di radiosorgenti di Cambridge. Allora, 3573 dista 3 miliardi di anni luce da noi. E ha una magnitudine apparente, ovvero la magnitudine apparente è quella che stimiamo noi, la luminosità apparente, diciamo, di un oggetto, c'è una scala delle luminosità di 12,8. A occhio nudo quindi non si vede, perché noi a occhio nudo arriviamo a vedere fino alla sesta magnitudine. Ha dei jet di gas che sono lunghi 150.000 anni luce. Allora, quando è stato scoperto, questa è una fotografia, vedete che appariva puntiforme come una stella. E quindi non si capiva cosa fosse, perché sembrava una stella, l'apparenza era una stella, ma emetteva onde radio. Quindi era un mistero, perché emetteva, era una fonte di radio così forte, così intensa. Si pensava che fosse una stella peculiare, che fossero delle stelle particolari, ed erano state catalogate come stelle particolari. Allora, i quasar, questo è un quasar, ci sono quasar che sono anche sorgenti radio e che si chiamano radio potenti, radio load, e poi ci sono dei quasar che invece sono quieti, che non hanno emissioni radio e si chiamano quasi stellar object, ma comunque in genere viene adottato solo il termine quasar. Allora, poi cosa hanno fatto? In questa fotografia qua, allora, con un coronografo hanno coperto la luce di questa apparente stella ed è apparsa la galassia che contiene questo nucleo galattico attivo, perché la luce del nucleo di questa galassia era talmente forte che oscurava la galassia intorno a lui. La luce dell'AGN nasconde quello della galassia che lo ospita, praticamente è un nucleo galattico attivo travestito da stella. Ma nel 1963 questo astronomo, Martin Schmitz, riconosce nello spettro ottico di questo oggetto, riconosce le righe dell'idrogeno, e che vennero identificate come le righe dell'idrogeno H alfa H beta ed erano spostate verso il rosso. Adesso spieghiamo cosa vuol dire. Quindi si era capito che erano oggetti molto lontani da noi, oggetti extragalattici,
fuori dalla nostra galassia, quindi non poteva essere una stella, perché noi non riusciremmo a vedere una stella così lontana di fuori dalla nostra galassia. Vedete qua lo spettro con le righe, queste righe sono spostate, avrebbero dovuto essere qui, sono spostate nella realtà delle osservazioni, sono tutte spostate, e questo è addirittura ciò di valse a questo astronomo la copertina all'epoca di Time. Quindi erano stati scoperti ufficialmente nel 1963, cioè erano stati visti già prima, ma la spiegazione scientifica, quella poi adottata dalla scienza ufficiale, nacque nel 1963. Allora, perché adesso tramite lo spostamento di queste righe io posso capire che è un oggetto molto distante? Perché? Perché sì, tramite lo spostamento delle righe nello spettro, righe di emissione, ma se fossero assorbimento sarebbe la stessa cosa, noi possiamo capire la distanza di un oggetto tramite applicando la legge di Hubble. Allora, come si fa a determinare la distanza e la luminosità di un quasar? Prendiamo il caso del nostro quasar 3C273 che dista 3 miliardi di anni luce da noi. Facciamo lo spettro. Notiamo che qua dunque sulle ascisse c'è la lunghezza d'onda, sulle ordinate l'intensità di flusso. Noi vediamo che la riga dell'H alfa, credo sia questa, no, dell'H beta, scusate, questo. Allora, noi prima misuriamo la riga in laboratorio e vediamo che a riposo il laboratorio deve avere questo valore, si verifica 486,1 nanometri. Ma quella osservata, che noi osserviamo, è a 562,8 nanometri, quella osservata, è spostata. Quindi noi possiamo calcolare il redshift. Che cos'è il redshift? Il redshift è lo spostamento delle righe dello spettro, no? Che indicano anche di quanto la radiazione, questa radiazione, la lunghezza d'onda si sia allungata. A causa è interpretabile da Hubble in poi come l'espansione dell'universo. Allora, la formuletta del redshift, che viene chiamato come z, è molto semplice. Noi prendiamo la lunghezza d'onda che osserviamo, questa la osserviamo, lunghezza d'onda 562,8, meno la lunghezza d'onda sempre dell'idrogeno che misuriamo in laboratorio, che dovrebbe essere a riposo per questo, e otteniamo un valore che dividiamo sempre per la lunghezza d'onda a riposo. Questo ci dà un numero, nel caso del quasar 35273 abbiamo ottenuto 0,58 dalla semplice formuletta. Questo è il redshift. Allora, secondo la famosa legge di Hubble, Hubble fu l'astronomo americano che agli inizi del 1900, verso il 1929, comunque negli anni 20, scoprì l'espansione dell'universo, lui scoprì che tutte le galassie si allontanavano, più una galassia è lontana, più velocemente si allontana da noi. La formula della legge di Hubble è quella: la velocità di una galassia è uguale ad H0, che è un numero, è la costante di Hubble, moltiplicato la distanza della galassia. H0 è una costante di proporzionalità, quindi è un numero, quindi non ci interessa. È come se dicesse quella formula che la velocità è direttamente proporzionale alla distanza. Quanto una galassia è più lontana, più si allontana velocemente da noi. Quindi da questa formula, se noi ricaviamo D è uguale alla velocità diviso la costante di Hubble, che è un numero. Ma quindi D è uguale alla velocità, noi la velocità ce l'abbiamo, è la velocità della luce. C è la velocità della luce, C in latino vuol dire celeritas, è indicato sempre, con C si indica la velocità della luce, che è circa 300.000 km al secondo,
Un po' meno in realtà, 299.272, ma 792 erotti, però sì, convenzionalmente, per facilitare i calcoli, diciamo 300.000 diviso la, lo moltiplichiamo però per il redshift, per lo spostamento di quanto si è allungato l'espansione, e lo dividiamo per la costante di Hubble. Quindi da questa facile operazione viene fuori la distanza in megaparsec. Un parsec è un'unità di misura astronomica, un parsec equivale a 3,26 anni luce, un megaparsec, 1 milione di parsec, 677 megaparsec. Quindi non è finita qui, noi vediamo che è lontanissimo, quindi è sicuramente fuori dalla nostra galassia. In più noi possiamo misurare la magnitudine apparente dell'oggetto, la luminosità, perché quella, secondo la nostra scala, la stimiamo delle luminosità, e abbiamo visto che è 13, c'era scritto 12,8 nella slide di prima, comunque è 13 circa la magnitudine, e c'è una facile formuletta, si chiama il modulo di distanza, con la quale, se noi abbiamo la magnitudine apparente che vediamo e abbiamo la distanza in megaparsec, possiamo trovare la magnitudine assoluta, la luminosità vera, intrinseca dell'oggetto. E quindi con questa formula, la magnitudine intrinseca assoluta, la chiamiamo M grande, noi la distanza l'abbiamo trovata, questo 5 logaritmo più 25 sono numeri, quindi sono fissi, non importa, la magnitudine apparente ce l'abbiamo è 13, ricaviamo la magnitudine vera assoluta dell'oggetto, che è meno 26. Meno 20, siccome la scala della magnitudine, giusto per complicare un pochino le cose, va al contrario, cioè gli oggetti con valore negativo sono quelli più luminosi e gli oggetti con valore positivo sono quelli meno luminosi, una magnitudine di meno 26.2 è pazzesca. Fate conto che il nostro Sole ha una magnitudine, mi sembra, di meno 26, ma perché è vicinissimo. Se il nostro Sole fosse a 677 megaparsec, col cavolo che avrebbe una magnitudine, la magnitudine assoluta del Sole non è meno 26. E pensate che per una galassia grande e brillante, una galassia normale, ma molto grande, la magnitudine è circa meno 21. Quindi questo oggetto è molto più luminoso di una grande galassia normale, e in più ha una distanza molto più elevata. Quindi concludiamo che questo oggetto è 100 volte più brillante di una grande galassia. Deve essere, per vedersi a queste distanze così, deve veramente essere un mostro galattico e sprigionare dei potenziali di energia pazzeschi. Il quasar più lontano che abbiamo trovato ha quel nome impronunciabile lì, che sembra un codice fiscale, mi sfido a ricordarlo alla memoria. Io quello lì ho fatto copia e incolla, magari pure sbagliato, ma tanto chi se ne frega, cioè un nome così. ULAS, lo chiameremo ULAS per gli amici. ULAS è stato scoperto a dicembre del 2017 e è la costellazione di Botes del Bovaro, e è distante 13 milioni di anni luce. Ora tenete conto che il nostro universo ha un'età stimata di 13,7 miliardi di anni, quindi ciò significa potrebbe essersi formato 690 milioni di anni dopo il Big Bang, quindi prestissimo, all'alba dell'universo veramente, quando l'universo stava uscendo dalla cosiddetta era oscura, in cui non c'erano le stelle, cioè l'era in cui si formavano le prime stelle. È veramente strano che un oggetto così massiccio si fosse già formato all'epoca. Il suo redshift è di 7.54, altro che il redshift del nostro caro amico 3C273 che era 0.158. Questo qui sì che è un signor redshift, 13 miliardi di... e ha una massa di 800 milioni di masse solari. Questo buco nero supermassiccio, che è il quasar più lontano. Ovviamente questa è una riproduzione di pura fantasia,
è una GIF animata. Allora, poi noi facciamo anche, con gli spettri sono utilissimi, però facciamo anche una distribuzione spettrale dell'energia, quindi Spectral Energy Distribution, la SED. Praticamente adesso confrontiamo lo spettro di un quasar, sempre del nostro povero 3C273 a 3 miliardi di anni luce, che è il radio luminoso ed emette del radio, con quello di una galassia spirale normale. Ora vedete che la galassia a spirale normale emette, come avevamo detto all'inizio, soprattutto nell'infrarosso e nell'ottico, nel visibile, la luce delle stelle. Invece il nostro quasar e in generale tutti gli AGN, i nuclei galattici attivi, emettono in tutte le bande dello spettro elettromagnetico, dal radio fino ai raggi gamma, fino ai raggi X e raggi gamma, con un'eccezione per il radio, perché non tutti emettono proprio tanto nel radio, alcuni moltissimo, altri meno. Però diciamo che a parte questo emettono in tutte le bande, quindi vedete lo spettro del quasar va dal radio fino a raggi X, perché questo emette anche nel radio, invece lo spettro di una galassia spirale normale è ridotto a solo due bande principali, poi c'è anche qualche altra cosa, per carità, però minore a livello proprio di poche cose. Quindi visibile vicino infrarosso o lontano infrarosso al limite. Poi si fa anche, con la SED si fa anche un integrale e si deriva, non lo so, ce lo dirà Andrea un'altra volta che ci farà un integrale, magari. Allora, dopo il quasar passiamo alle mie preferite, la radiogalassie. Le radiogalassie, come dice il nome, sono delle galassie, sono un altro tipo di AGN. Dopo le galassie di Seyfert, dopo i quasar, abbiamo le radiogalassie. Sono caratterizzate, come dice il nome, da una forte emissione radio, che è estesa con dimensioni molto più grandi addirittura della galassia che della galassia stessa. Anche qua, ovviamente, le dividono in due categorie, perché a noi le cose facili, le tassonomie facili non ci piacciono. C'è la galassia, le sorgenti Faranoff Riley, sono il nome dei due scienziati che le hanno catalogate, noi le chiameremo FR1 o FR2, sono delle radiogalassie, queste a bassa potenza, queste ad alta potenza, e la soglia della potenza è 178 MHz, e vedete soprattutto, allora, questo è il nome dei due oggetti, 3C84 e 3C390.3, vedete il redshift che hanno, 0.017, 0.056, e sono più vicini del quasar 3573, perché quel quasar era 3 miliardi di anni luce, queste sono più vicine, ma queste sono radiogalassie infatti, non sono. Allora, il primo tipo ha dei lobi, si chiamano lobi, ha dei getti gemelli e dei blob, che si chiamano blob, fa un po' lobi, di emissione che sono estesi e sono oscurati ai bordi, edge darkened. Questi invece sono i più potenti, hanno dei getti collimati, la galassia che li origina col buco nero supermassiccio è questa, che in genere è visibile nell'ottico, e invece questi getti singoli collimati, brillanti, che generano dei lobi brillanti ai bordi, edge brightened, sono invisibili nell'ottico e si vedono solo in radio, nella banda radio. Ma andiamo a vedere dei tipi di radiogalassie. Allora, questa è l'immagine radio della galassia Cygnus A. Allora, la galassia Cygnus A, in realtà la galassia è questa qui. Questa è la galassia che noi possiamo vedere, qua c'è nell'ottico, come appare nel riquadro piccolo, come appare nell'ottico, nel visibile. È molto piccola, è molto debole, ma ha da questa galassia, da questo nucleo col buco nero supermassiccio, si originano due getti molto collimati di plasma, simmetrici, che nelle due direzioni opposte,
composte che generano dei lobi e generano anche questi brillamenti, tipo brillamenti si chiamano hotspot. E ovviamente con il radio c'è la nostra emissione di sincrotrone, perché ci sono degli elettroni che vengono accelerati a velocità relativistiche, che si muovono sempre nel campo magnetico, coi jet che troviamo proprio in campi magnetici molto forti, e che formano questa emissione di sincrotrone. Allora, il problema è: gli elettroni che vengono carichi negativamente, che vengono accelerati a quelle velocità, hanno una vita radioattiva inferiore, non potrebbero da qui arrivare ai lobi, che sono distanti anche, adesso qui non c'è scritto la distanza di questi getti, ma vedremo dopo, sono proprio anche addirittura 1 milione di anni luce. Quindi l'elettrone ha una vita radioattiva per emettere il sincrotrone più breve, non potrebbe arrivare fin qui. Quindi è un mistero, quindi deve essere continuamente riaccelerato. Bisogna trovare dei meccanismi che continuino ad accelerare gli elettroni fino ai lobi per permettere questa emissione di sincrotrone. E probabilmente il meccanismo di accelerazione sono delle onde d'urto, dei plasma. Nei lobi, per esempio, questi hotspot sono molto importanti e si ritiene che in questi punti ci siano delle onde d'urto che riaccelerano gli elettroni, ma anche lungo i getti vedremo che ci sono tante, facendo degli zoom anche in ottico, vediamo tanti punti, brillamenti visibili che sono onde d'urto. Questa è una delle mie galassie preferite, oltre Andromeda, è la galassia, si chiama M87, che è questa nell'ottico. M87 è nella costellazione della Vergine ed è una galassia ellittica gigante, super gigante. È al centro dell'ammasso della Vergine, si chiama galassia dominante perché pare che tutte le altre galassie dell'ammasso si stiano dirigendo verso di lei, e quindi ha un forte potere gravitazionale. Qui la vediamo invece nel radio con il suo oggetto relativistico. All'interno, nel nucleo di M87, c'è un buco nero super massiccio di qualche miliardo di volte la massa del Sole. E qua vediamo degli zoom in varie bande del getto. Allora, la galassia radio si chiama Virgo A perché è molto più grande del radio di M87, che è la galassia che vediamo in ottico, no? Genera due getti. Ora, la cosa strana, vedete nel getto, se guardate bene, vedete dei punti più luminosi? Questi sono i punti, gli hotspot delle onde d'urto, dove vengono riaccelerati gli elettroni relativistici che viaggiano a velocità quasi quella della luce, vengono continuamente riaccelerati. Ora, vedete che noi vediamo un getto solo a destra e il getto simmetrico che va a sinistra, abbiamo visto che il buco nero lancia sempre due getti simmetrici. Non lo vediamo. Perché? Per l'effetto di beaming, Doppler beaming relativistico. Praticamente, adesso lo spieghiamo bene, per un fatto di prospettiva, il raggio che viene verso di noi lo vediamo apparentemente, ci appare come andare più veloce della luce, si dice con valori superluminali, più veloce della luce. In realtà non è così, ma ci sembra perché deve percorrere meno distanza per venire verso di noi rispetto all'altro raggio che viaggia nel verso contrario. Ma lo spieghiamo bene adesso. No, alla prossima slide. Allora, un'altra radiogalassia bellissima, questa si vede nell'emisfero australe, nel sud del mondo, è la galassia Centaurus A, nella costellazione del Centauro,
Qua vediamo la foto in ottico e vedete che non si vedono i getti in ottico, si vede una banda di polveri molto scura che praticamente ci oscura il nucleo. Invece lì c'è una sovrapposizione di immagini in ottico e anche in radio, e in radio vediamo i due getti con i due lobi e vediamo che c'è un ponte di materia che dal nucleo della galassia, allora Centaurus A è tutta questa galassia in radio, che è molto più estesa in radio, che è associata alla galassia ottica che si chiama NGC 5128, dista 11 milioni di anni luce da noi, quindi è relativamente vicina per essere una galassia. Ricordo che la galassia più vicina a noi è Andromeda, che è circa 2,2 milioni, è a circa 2,2 milioni di anni luce di distanza da noi, e quindi vediamo il ponte di materia e i famosi getti. E questa è molto bella, è molto molto fotografata. Poi vediamo un'altra radiogalassia, Hercules A, nella costellazione di Ercole. Marina, ascolta, perché è la tua costellazione Ercole. E quindi questa è una radiogalassia, qui vediamo benissimo la radiogalassia ellittica, è al centro in ottico, con i due getti molto collimati, e vediamo i due lobi enormi. Ecco, vi dicevo, è questa, la lunghezza dei getti è di 1 milione di anni luce, 1 milione di anni luce. Pensate a quei poveri elettroni relativistici che viaggi che si fanno. E il buco nero, il black hole, che è qui, da cui si origina tutto, è di 2,5 miliardi di masse solari. Tra l'altro questa l'ho messa per Michele, che vuole andare a fare una gita a Medicina, in provincia di Bologna, a vedere i radiotelescopi, e sarebbe una bella idea, magari ci possiamo pensare. Questa galassia, nella costellazione del Perseo, Perseus A, che è associata a NGC 1275, è una radiogalassia, la stanno studiando a Medicina. Con questi radiotelescopi, l'antenna singola da 32 metri di diametro e poi tutta questa batteria, se posso dire, scusate se termine tecnico, di piccole parabole più piccole messe perpendicolari, vengono chiamate la croce del nord. E quindi queste radiogalassie, appunto, si studiano in questi siti con i radiotelescopi. Allora, questa è una frase che mi piaceva, puoi osservare un sacco guardando, un paradosso di un americano che non era per niente astronomo, era un giocatore di football, però era famoso per fare, era un famoso aforista americano, lui faceva aforismi e questa sua frase è stata usata spesso da alcuni astronomi, e puoi osservare un sacco guardando. E Yogi Berra, non c'entra niente, è quello che ha detto quella frase famosa che piace tanto agli americani, non è finita finché non è finita. Insomma, lui faceva questi aforismi così, scusate la digressione, ma sono un po' come Planezio, mi piace i suoi livelli, non mi piace pure parentesi. E quindi noi dobbiamo osservare in tutte le bande dello spettro, queste sono a raggi X, nel radio, i getti nel radio, nel visibile, il radio, ultravioletto, e dobbiamo combinare insieme tutte queste informazioni. Gli AGN sono variabili, la loro curva di luce varia tantissimo rispetto a quella delle galassie normali. Che cos'è la curva di luce? È molto semplice. Se facciamo in un asse cartesiano, mettiamo nelle ascisse gli anni, vedete il tempo, gli anni che passano, in ordinata mettiamo la magnitudine, la luminosità apparente, la luminosità dell'oggetto, noi vediamo che nel 37 la luminosità di questo oggetto si è impennata, era molto luminoso, poi nel 40 è scesa, poi è risalita nel 43, e quindi
la variabilità, la luminosità di un oggetto, questa si chiama curva di luce, la luminosità di un oggetto varia. Allora, l'emissione delle galassie normali, che è dovuta a minimo, abbiamo detto, 100 miliardi di stelle circa, in meno, la luminosità non varia granché. Certo, si potrà accendere una supernova, potrà esplodere qualche cosa, ma nello spettro totale della galassia è poca cosa. Invece la luminosità dei nuclei galattici attivi è variabile a tutte le lunghezze d'onda, con tempi scala addirittura di ore, di giorni nei raggi X e di mesi o anni nel visibile o nell'infrarosso. I blazar, poi, che adesso andremo a vedere cosa sono, sono gli AGN più variabili in assoluti. Quindi la variabilità è importantissima, perché noi, quando vediamo variare la luminosità, possiamo stimare le dimensioni della regione che emette questa luminosità, perché abbiamo un punto di riferimento fisso che è la velocità della luce. La velocità della luce è finita, quindi noi possiamo conoscere le dimensioni del motore centrale che emette questa luminosità. Vi faccio un esempio: se ne abbiamo una regione che emette una certa luminosità, vado di qua perché sarà proprio. Allora, noi siamo qui sulla Terra. Dal punto A, che è la parte della zona interessata più vicina a noi, parte il raggio di luce o l'emissione raggi X, quello che volete, e ci raggiunge. Il diametro di questa regione è un anno luce. B, quindi, è a 6 mesi luce di distanza da A. La luce che parte da questa regione noi la riceviamo 6 mesi dopo. E la luce che parte da quest'altra regione altri 6 mesi dopo, perché la distanza del diametro da qui a qui è un anno luce. Quindi, se noi vediamo variare molto velocemente la luce di un oggetto, noi sappiamo che la variabilità determina un limite superiore, un limite massimo alle dimensioni della regione che puoi emettere, perché la velocità della luce è finita, quindi deve per forza percorrere quello spazio in un dato tempo. Con quella formuletta, R è le dimensioni della regione emittente e la C è la velocità della luce, la regione che emette deve essere minore o uguale alla velocità della luce moltiplicato il tempo della variabilità. Qui vabbè, è calcolata la rapida variabilità in X di una galassia di Seyfert, hanno fatto il conticino, variava con una tempistica di 10 a 4 secondi, quindi hanno calcolato con quella formula che la regione che emetteva questa luce doveva essere al massimo di 20 unità astronomiche. 20 unità astronomiche, vi ricordo che un'unità astronomica è la distanza Terra-Sole, 150 milioni di chilometri. Mi sembra che i pianeti più esterni del nostro sistema solare siano a 10 unità astronomiche, mi sembra, non vorrei sbagliare qualcosa, ma comunque 20 unità astronomiche, insomma, un po' più del nostro sistema solare. Lì c'è la curva di luce con la luminosità che varia. Allora, abbiamo parlato dei getti, dei buchi neri, parliamo del toro oscurante, trovano dei nomi. Il toro oscurante in realtà è una ciambella, fatta a forma di ciambella, di polveri, proprio polvere, che circonda il buco nero supermassiccio e anche circonda il suo disco di accrescimento, il disco luminoso con la materia che sta cadendo nel buco nero. Allora, quindi qui abbiamo i getti, dove la radiazione delle particelle energetiche, gli elettroni accelerati sfuggono lungo l'asse polare della parte più interna del disco di accrescimento. Il toro è una ciambella di gas e polveri, e il nucleo attivo è nascosto dentro questa parte più esterna di gas e di polveri. Attenzione, un concetto importante è che questo toro di polvere, questa ciambella, non nasconde solo il buco nero col disco di accrescimento, nasconde anche, cioè, buco nero,
disco di accrescimento, poi c'è una regione di gas subito attaccata al disco di accrescimento, che è la famosa regione Broad Line Region, la regione di gas ad alta velocità, quindi che ha le righe larghe nello spettro. Poi c'è il toro oscurante e la regione con le righe strette di gas, che ha una velocità più bassa perché è più lontano dal buco nero, è fuori dal toro, è qui esterna al toro di polveri. Quindi abbiamo tutta una, diciamo, degli strati concentrici. E qui, perché vi ho detto questo? Perché c'è il modello unificato, che è la base di tutte queste categorie di nuclei galattici attivi. Allora, l'ipotesi di base è che tutte le galassie di Seyfert, di tipo 1, di tipo 2, regioni strette, linee strette, linee larghe, e di tutti gli AGN in generale, sono tutti simili, è quasi sempre lo stesso oggetto. La differenza tra le varie classi è dovuta, dalla nostra prospettiva, è dovuta dall'orientamento del toro di polveri rispetto alla nostra linea di vista. Allora, per esempio, noi osserviamo la Terra è qua, noi osserviamo dall'alto un nucleo galattico attivo, quindi vedete che qui c'è l'esploso, qui dentro c'è il buco nero, che è questo, il disco di accrescimento, e poi la regione di gas ad alta velocità, BLR, con le Broad Line Region, righe larghe, qua dentro. Se noi lo osserviamo dall'alto, quindi face on, vedremo la regione più interna delle righe larghe, la vediamo, però vediamo anche queste nuvolette qui, sono la regione esterna oltre il disco di polveri, che è il gas a minor velocità, che si chiama regione Narrow Line Region, la regione delle righe strette. Se noi siamo qua sopra, vediamo tutto. Vediamo la regione più ad alta velocità qua dentro, la regione delle narrow qui fuori, vediamo tutto. Se noi invece siamo di lato, dal toro, e vediamo il toro visto di lato, il toro di polveri ci oscura la regione più interna, la regione delle righe larghe, ce la oscura, noi non la vediamo. Se noi guardiamo di qui, io posso vedere solo la regione di gas delle linee strette, questa qua. Se poi il nostro AGN ha dei getti, perché non tutti ce li hanno, io comunque i getti li vedo sia che sono qua, che anche se ho il toro che mi oscura, vedo i getti. Se sono qua sopra, mi prendo proprio il getto in faccia, me lo vedo proprio nella mia linea di vista. Quindi praticamente tutte queste classificazioni che noi abbiamo fatto con osservazioni diverse, perché vedevamo queste galassie che sono disposte in modo diverso nello spazio. Alcune le vediamo di lato, altre le vediamo dall'alto, dal basso, di faccia, e quindi all'inizio non capivamo come mai fossero tutti diversi questi oggetti. Ma adesso c'è questa teoria del modello unificato. Ah, vi ho detto che se noi siamo di lato non possiamo vedere la regione interna al disco delle righe larghe. In realtà le potremmo vedere, le righe larghe si potrebbero vedere in luce polarizzata, cioè nella luce riflessa da uno specchio. Con determinati filtri le hanno viste lo stesso, anche se il nucleo galattico attivo è posto di taglio rispetto a noi. E comunque vi faccio vedere anche la geometria della riflessione. Qui c'è il buco nero col disco di accrescimento, il toro di polveri fuori, noi siamo qua e noi però possiamo vedere, c'è un flare in X, qualcosa, c'è l'emissione diretta, ma possiamo anche vedere l'emissione riflessa praticamente. Quindi qua, per spiegare meglio il modello unificato degli AGN, qui abbiamo il nostro buco nero con disco di accrescimento, qui c'è la Broad Line Region, è qui dentro, i getti e il toro di polveri.
I getti hanno le emissioni raggi X, gamma e radio per i fenomeni dell'effetto Compton inverso e anche delle emissioni del sincrotrone di cui abbiamo parlato prima. Parliamo poi di nuovo dei getti. Come abbiamo visto, allora, questa è una radiogalassia, come quelle in ottica, come abbiamo visto, con i getti che sono visibili solo in radio, e questo è lo spaccato, se facciamo lo zoom, qui dentro c'è il buco nero con il toro di polveri, col disco di accrescimento, scusate, e i suoi getti. E come dicevo già prima, il disco di accrescimento, questo, ha un campo magnetico, con le linee di forza dirette parallele all'asse del disco. Però la rotazione del disco avvolge, trascina le linee del campo magnetico e le fa tutte un po' ingarbugliare. E il gas è altamente ionizzato e quindi è espulso ad altissime velocità lungo queste linee di campo magnetico. E si comportano come una fionda. Ma questo l'avevamo un po' già spiegato. Vediamo ai blazar. Blazing quasi stellar object. Blazing vuol dire fiammanti, una cosa brillante, fiammanti. Sono quasar molto potenti. Praticamente, questo è il nostro quasar. Voi ormai sapete tutto dei quasar, con i getti, col disco di accrescimento. Vi parlavo del modello unificato. Il blazar e il quasar sono lo stesso oggetto. Ma il blazar è un quasar che noi vediamo di faccia, lungo proprio face on, cioè il getto che esce di qui ce lo prendiamo in faccia, dritto, molto collimato nella direzione della Terra, dell'osservatore. Quindi è più potente anche e il getto relativistico. È proprio questione di prospettiva. Qui cito il blazar CTA-102, numero di catalogo, perché è stato scoperto nel dicembre 2017, quindi abbastanza recentemente, l'anno scorso, è nella costellazione di Pegaso, è il blazar più potente mai osservato e dista 8 miliardi di anni luce. Allora, il dottor Paolo Calcidese dell'Osservatorio Astronomico della Valle d'Aosta, che è un ricercatore, praticamente è stato un co-scopritore di questo blazar e ha pubblicato un articolo su Nature l'anno scorso e l'ho citato perché sarà nostro ospite sabato prossimo al Museo di Storia Naturale. Quindi non so se ne parlerà, io spero di sì. Lui parlerà in particolare dei buchi neri, cioè tutto quello che io non ho detto oggi, cioè io do per scontato, cioè il buco nero supermassiccio, ma lui ci parlerà di buchi neri, come funziona la fisica dei buchi neri, cosa sono. Se avete curiosità di conoscere chi ha fatto questa scoperta, è andato su Nature, l'ho messo qui perché mi sembrava una cosa da dire, simpatica. Tra l'altro lui è proprio un personaggio simpaticissimo, sembra una guida alpina, dico, sembra tutto tranne che uno scienziato, ma è molto molto alla mano, molto simpatico. E questa è una ricostruzione che aveva fatto lui, una ricostruzione al computer numerica con tutti i loro dati, di come doveva essere la morfologia di questo oggetto. Allora, praticamente lui ha osservato, Paolo ha osservato questo a dicembre l'anno scorso, cioè veramente l'ha osservato nel 2016, poi ha elaborato tutti i dati e ha pubblicato nel 2017. E, come l'ha scoperto? Ha variato la sua luminosità di 6 magnitudini in poche ore, quindi ha visto proprio un flash, anche nell'ottica. Ha variato proprio una variabilità pazzesca e quindi ha subito l'Osservatorio Astronomico della Valle d'Aosta ha contribuito tantissimo a questa scoperta. Poche ore, quindi vuol dire che è grande poche ore. Sì, esatto. Poche ore luce. Allora, però abbiamo parlato di radiogalassie.
abbiamo parlato di quasar, i quasar che emettono oggetti radio potenti, e di blazar. Ma io ho scritto una faccia, una razza, sono tutti la stessa cosa, praticamente. Sono lo stesso tipo di oggetto, ripetiamolo, come c'è scritto qui, le radiogalassie, il quasar, radio onde, i blazars, sono gli stessi oggetti visti da angolazione diversa rispetto al getto. L'emissione di sincrotrone non è isotropa, non è ovunque, ma è concentrata e collimata lungo l'asse del getto. Quindi se la nostra direzione di osservazione è questa, noi siamo sulla Terra e guardiamo qua, vedremo questo. Come il cigno sa, la radiosorgente del cigno, vediamo questo, vediamo i due getti. Lì è raffigurata l'emissione di sincrotrone, vedete il campo magnetico con l'elettrone che spiraleggia intorno e segue le linee di forza del campo magnetico, e contemporaneamente quelli verdi sono i fotoni che emette, i fotoni di sincrotrone, e li emette fotoni radio, nella banda, soprattutto nel radio, ma puoi metterli anche nel raggio X, dipende dall'intensità del campo magnetico e dalla velocità dell'elettrone, della particella relativistica in quel momento, che ricordiamo è simile a quella della luce, paragonabile, non è quella della luce, però non è fissa, può essere un po' più un po' meno, ma anche piccole differenze a quelle velocità fanno delle differenze notevoli. Poi, in particolare, soltanto i quasar e i blazar, la differenza è che i quasar col getto, radio onde, i blazar, sia i quasar. Allora, le radiogalassie sono viste in quella direzione di taglio. Invece il quasar e il blazar sono visti lungo l'asse del getto. I quasar sono visti vicino all'asse del getto, i quasar. I blazar sono il caso estremo in cui noi il getto ce l'abbiamo proprio in faccia, è proprio puntato. Il quasar ha un piccolo angolo di differenza rispetto al getto. Il blazar è il caso estremo in cui praticamente coincide, non esattamente, però coincide col getto. Quindi l'emissione del sincrotrone, del getto verso di noi è molto più forte per l'effetto che vi dicevo di beaming relativistico, relativistic beaming, cioè praticamente i lobi ci appaiono, quello verso di noi ci appare più vicino per effetto di proiezione, però, e negli spettri si osservano righe larghe, ovviamente. Qui c'è un esempio, qui abbiamo il getto forte verso di noi e il controgetto più debole. Come detto, i blazar sono il caso estremo in cui il getto ce l'abbiamo proprio di fronte. Allora, questo effetto di beaming relativistico è l'aumento di luminosità apparente di una sorgente dovuta al fatto che questa sorgente si muove verso di noi con una velocità relativistica, e quindi si muove entro un cono o un cono di piccola apertura molto collimato e lungo la linea di vista dell'osservatore. Quindi in questo caso apparentemente ci sembra che la velocità vada più forte di quella della luce, quindi si chiama velocità superluminare. L'entità dell'aumento apparente di questa velocità dipende dalla velocità effettiva della materia in moto che ci sta venendo addosso e anche dalla geometria del sistema osservato. La geometria del sistema osservato potrebbe essere, dunque, quindi abbiamo certe sorgenti mostrano un moto apparente 21 volte la velocità della luce. La geometria del sistema osservato potrebbe essere questa: se noi siamo qua, noi osserviamo la luce dalla sorgente B che viene verso di noi, ci sembra che arrivi prima, deve percorrere meno strada rispetto alla sorgente in A, secondo tutta questa geometria verso l'osservatore. Praticamente, vabbè, qui c'è seno, coseno, comunque intuitivo che
se l'elemento B si muove a velocità vicina a quella della luce, la distanza percorsa da B nella nostra direzione è vicina a quella percorsa dal raggio di luce in A. La luce da B all'osservatore deve fare meno strade anche da prima, quindi sembra che B si sia spostato rispetto ad A. Nel piano del cielo si sembra che sia più spostato, si sia spostato più veloce della luce. Ma adesso, i getti. Da cosa sono provocati questi getti? Questo buco nero supermassiccio al centro delle galassie, come si nutre? Come facciamo a nutrire un buco nero? Quindi, ci sono vari modi, ricette per i buchi neri. Allora, perché? Allora, anche la nostra galassia contiene un buco nero. Perché la nostra galassia non è un quasar? Non è così luminosa, non ci sono i getti. Come mai? Il nostro buco nero è quieto, si dice, quiet. Allora, il disco di accrescimento di materia intorno al buco nero, che cade nel buco nero, deve sempre essere rifornita di gas fresco, perché sennò quando finisce di mangiare il buco nero si ferma. Quindi i quasar più luminosi si trovano nelle galassie ellittiche, che abbiamo detto che sono quelle più povere di gas e con stelle più vecchie, probabilmente anche perché il buco nero si è a poco mangiato tutto il gas. Allora, il gas per cadere dentro un buco nero deve perdere momento angolare per andare nella regione centrale. Allora, che cos'è che favorisce la spinta di questo gas nella regione centrale? Ci possono essere vari fenomeni, le collisioni e le fusioni tra galassie che comprimono il gas, e addirittura ci sono dei casi in cui per fusione di galassie si sono uniti anche i buchi neri supermassicci all'interno delle galassie stesse. Poi le barre galattiche, vi ricordate quando vi ho detto che le galassie normali possono anche avere una barra, possono essere galassie barrate. In realtà questa barra è fatta di stelle, gas, polveri, è semplicemente il moto che forma questa direzione, questa conformazione. Però con questa conformazione può convogliare il gas verso il buco nero, può facilitare il gas che convogliamo verso il buco nero supermassiccio. E quindi può aumentare e far nutrire il nostro black hole. Ma il caso più interessante è questo, recentemente scoperto, le galassie Medusa. Io non so neanche che esistessero, ma ho letto recentemente, praticamente sono delle galassie, vedete, a forma di medusa, perché sono galassie che si trovano nei grandi ammassi di supergalassie e sono attratti dalla galassia, dal centro di gravità dell'ammasso, dove tipicamente c'è una galassia che si chiama galassia dominante con un alto campo gravitazionale, per esempio M87 della Vergine, che abbiamo visto prima, è la galassia dominante dell'ammasso della Vergine. Quindi quando le galassie dell'ammasso vanno verso il centro dell'ammasso perché sono attratte dalla gravità delle grandi galassie che si trovano al centro, si spostano velocemente verso il centro, la pressione di radiazione con il gas caldo che si trova al centro di questi superammassi praticamente fa un effetto tipo vento, e nella direzione opposta a quella del moto perdono gas, per la pressione perdono del gas, vedete? Quindi si formano queste code mareali, code di gas. Però gli scienziati, il paradosso è questo: se queste galassie, andando per attrazione gravitazionale verso il centro degli ammassi, perdono gas, sono spogliate dal loro gas, dovrebbero avere meno gas, quindi il buco nero supermassiccio al loro centro dovrebbe avere meno materiale con cui alimentarsi. E invece cosa fa? È stato visto che il buco nero non solo è più luminoso, cresce e si ingrandisce. Come mai? Questo è lo stanno ancora studiando e non lo sanno praticamente. Questi sono sempre dei filamenti di gas delle galassie Medusa, che sembrano proprio le meduse con i filamenti.
Quindi queste sono tre delle principali ragioni di accrescimento dei buchi neri supermassicci all'interno di una galassia. Infatti, sono state fatte delle foto ai quasar e hanno visto che le galassie che ospitano il quasar, che hanno un quasar al loro centro, sono tutte, hanno dei segni, hanno delle code mareali, o qui addirittura si vede due galassie interagenti che si stanno fondendo insieme, quindi hanno tutti segni di scontri o di fusioni, e questo conforta la teoria secondo la quale gli scontri tra galassie possono nutrire un buco nero supermassiccio, tant'è che i quasar sono molto attivi e si trovano quasi tutti in galassie che hanno subito in passato o stanno subendo degli scontri. Quindi mostrano evidenza di collisioni recenti o fusioni in corso con le galassie vicine. L'era dei quasar. Abbiamo detto che i quasar, non ci sono quasar vicini a noi, pochissimi, forse il più vicino che hanno trovato, che è un quasar piccolo, è 500 milioni di anni luce forse, comunque quello a 3 miliardi di anni luce, 3273 è tra i più vicini, perché in questa tabella vedete che questo è il tempo, dal zero, il tempo del Big Bang è 0, poi qua sono quasi 14 miliardi di anni fino al nostro tempo, dove quando viviamo noi, vedete che tra il redshift, tra il redshift 2 e 4, cioè tra il 2 e il 3, scusate, qui, tra 2 e 3 c'è il picco, l'era dei quasar. Dopodiché, in tempi più recenti, più vicino a noi, cioè, il numero di quasar si avvicina a 0. Quindi non ci sono quasar nell'universo attuale. E perché? Dove sono adesso i quasar? Si pensa che gran parte delle galassie più grandi sono state quasar in passato, e infatti nei loro nuclei si trovano black hole molto grandi, ma che adesso, visto che è diminuito, è finito l'afflusso di gas, non si nutrono più, non si ingrandiscono più, e quindi è cessato, si sono spenti, cioè sono quieti. Anche il buco nero della nostra galassia è quieto, potrebbe riaccendersi se per esempio noi ci scontrassimo con un'altra galassia, o il gas dei bracci della nostra spirale fosse compresso, fosse convogliato nelle regioni centrali, allora cadrebbe sul buco nero e potrebbe spiraleggiare un disco di accrescimento ed emettere, e potrebbe trasformarsi in un quasar, riaccendersi per dire. Però mi scusi, due galassie che si scontrano, sì, non sono scontri di masse, sono varie stelle che si mischiano tra di loro. Sì, le galassie, tra l'altro sì, gli impatti sono rarissimi. Sono rarissimi, infatti su delle galassie di 200 miliardi, due galassie da 200 miliardi di stelle cada una, si scontrano. In realtà le distanze tra le stelle di ogni galassia sono talmente ampie che le stelle non si scontrano, come ha detto lei, non è che ci sono scontri plateali di stelle. Certo, qualcuna si scontrerà su 200 miliardi, qualcuna si scontrerà, ma è la minima percentuale. In realtà si passano, trapassano le une accanto all'altro, ma nel fare ciò, quello che è importante non è la massa delle stelle, non finiscono, non è il buco nero, si accresce soprattutto per gas, vengono compresse, spostate delle nebulose enormi, veramente di migliaia di anni luce, vengono compresse magari nei bracci di una galassia spirale, ed è la compressione dei gas, lo spostamento del gas verso il centro della galassia che è il principale fonte di cibo per un buco nero, non sono le stelle. Poi certo anche qualche stella ci può cadere, però soprattutto è il gas. Per quanto a noi sembri controintuitivo, perché diciamo il gas non è una bella stella massiccia che cade dentro, eppure il gas è più rarefatto della materia, ma è tanto, tanto, tanto di più. E veniamo a un eretico
della scienza, come è stato definito, l'astronomo Alton Arp, che è morto recentemente nel 2013, un astronomo americano, che però poi è andato a lavorare al Max Planck Institute in Germania. Allora, lui sosteneva una tesi che però gli è stata proprio smontata completamente dalla scienza ufficiale. Alton Arp non credeva che il redshift calcolato nei quasar non credeva che corrispondesse a che fossero così distanti. Lui sosteneva questo. In realtà è un effetto di proiezione. Per fare un esempio, questa è una delle sue prove più importanti. Lui ha fotografato tantissime galassie e quasar e galassie particolari, interagenti, nuclei galattici attivi. Allora, questo è un quasar, ok? Questo quasar ha un redshift molto molto più alto di questa galassia. Quindi, secondo la legge di Hubble, che interpreta lo spostamento verso il rosso delle linee, lo spostamento delle linee come una velocità di allontanamento, questo quasar deve essere molto più lontano. Arp non credeva a questo, diceva che l'alto valore del redshift non era interpretabile, cioè lo spostamento delle linee non è interpretabile come un'espansione dell'universo, ok? E diceva questo: questa galassia che è molto più vicina a noi, vedete che ha, non si vede tanto bene, questa foto è venuta un po' tagliata, si vedeva di più forse sul computer, non so. Vedete che ha questi bracci esterni molto di materia molto diluita che fanno sempre parte di questa galassia. Qua, e ne ha uno anche qua, che sembra, nella foto sembra in ottico, proprio che finisca nel quasar. La scienza ufficiale diceva, vabbè, ma è una cosa prospettica, in realtà il redshift, quella galassia lì, è molto, il quasar è molto più lontano dalla galassia. Arp diceva no, perché uno può essere un caso che prospetticamente siano vicini, un quasar con una galassia più vicina. Però se io trovo centinaia di casi così, ne ha fotografati centinaia, è vero, se io trovo centinaia di oggetti così vicini a quelli più vicini a noi, prospetticamente, che sembrano uniti da un ponte di materia, non può essere un caso, può essere un caso una volta, due volte, tre volte, dieci volte, cento volte, ma centinaia di volte, se io vedo dei filamenti, dei ponti di materia andare a finire prospetticamente in combinazione su quell'oggetto, vuol dire che quegli oggetti sono veramente fisicamente uniti. Quindi il redshift non è da interpretare come una maggior distanza di quell'oggetto. Allora, devo dire che guardate questa foto. Questa foto è una foto dei tempi di Arp. Si vede una galassia con una coda, no? Allora, guardate la differenza di questa foto fatta ai tempi nostri, neanche ai tempi nostri, qualche anno fa. Guardate la nitidezza di particolari in più. Guardate che addirittura si vedono delle galassie in trasparenza dietro la coda. Quindi vediamo un universo ricchissimo. Quindi questa galassia, con gli strumenti tecnologici che abbiamo adesso, l'evoluzione della tecnologia, noi possiamo vedere cose che qui non potevamo vedere. E abbiamo visto che praticamente tutti gli oggetti sembrano messi tutti attaccati prospetticamente uno vicino all'altro. Trovare un oggetto lontano vicino a uno più vicino è facilissimo, perché ovunque tu punti e fai uno zoom nell'universo, adesso lo vedi densissimo così, densissimo. Ai tempi di Arp, guardate qua quanti meno oggetti c'erano. Quindi dal suo punto di vista, a quell'epoca, negli anni 60, era scusabile dire, ma non è così affollato l'universo, cioè almeno con la fotografia, possibile che ogni volta che io vedo un oggetto, un quasar lontano,
lo vedo collegato da un ponte di materia con una galassia più vicina, non mi state a raccontare che quel quasar è lontano, dai, si vede, è vicino a questa galassia, non può essere una cosa prospettica, lo vedo vicino a tutti. Invece oggi abbiamo dimostrato che tutto, cioè è tutto appiccicato a tutto, perché il nostro universo è diventato molto più affollato improvvisamente con l'avanzamento della fotografia, della tecnologia, dei telescopi, quindi abbiamo scoperto anche in altre bande tantissimi oggetti, quindi che due oggetti sembrano prospetticamente attaccati, adesso è diventata la norma, ai tempi di Hubble no. Però Hubble non ha mai voluto negare, cioè non si è mai voluto, è sempre rimasto convinto, pur vedendo le fotografie moderne degli stessi suoi oggetti, è rimasto sempre ancorato a queste posizioni. Quindi cosa ha fatto? La scienza ufficiale l'ha massacrato, l'hanno messo proprio al margine. E tra l'altro Hubble era sostenitore dello stato stazionario, era assolutamente contro il Big Bang. Allora, il Big Bang sostiene che l'universo è nato da una fluttuazione quantistica del vuoto, da questo Big Bang, questa espansione inflazionaria di energia che poi si è trasformata in materia, che è continuamente in espansione, che comunque ha avuto un'origine. Hubble sostiene che invece l'universo si espande, ma si espande non perché questa espansione deriva da una esplosione, tra virgolette, anche se non è il termine esatto, iniziale, no? Ma si espande perché viene creata continuamente nuova materia a rimpiazzare la vecchia. E basterebbe la creazione di un protone o un elettrone ogni metro cubo all'anno per far sì, per giustificare, facendo i calcoli, che l'universo possa sempre essere rifornito di materia nuova ed espandersi più lentamente di quanto preveda il Big Bang. Tra l'altro, questa teoria dello stato stazionario la sosteneva anche Fred Hoyle. Fred Hoyle, grandissimo astronomo, agguerritissimo nemico del Big Bang, tanto che il termine Big Bang è stato creato proprio da Fred Hoyle in senso di disprezzo, e diceva: ma non mi vorrete mica far credere a questo grande scoppio, a questo Big Bang? L'ha detto alla televisione, forse, in senso di disprezzo, ma un nome azzeccatissimo che ha fatto la fortuna di questa teoria del Big Bang. Però Hoyle aveva un carattere diverso da Alton Hart, e mi permetto di dire, ma è una mia opinione, però condiviso, visto da tanti, che comunque Hoyle era veramente più seguace del metodo scientifico, perché Hoyle, pur essendo contro il Big Bang a favore dello stato stazionario, quando furono trovate le evidenze a favore del Big Bang con la radiazione cosmica di fondo, le abbondanze cosmiche e altre evidenze, lui le ha riconosciute e ha detto: effettivamente effettivamente ci sono queste evidenze, danno da pensare, non sono ancora convinto che sia per il Big Bang, però bravi, è vero, può darsi che la mia teoria non sia così giusta effettivamente, e ha sempre avuto degli ottimi rapporti anche con i sostenitori della teoria del Big Bang, perché comunque lui era onesto intellettualmente, per carità, anche Hubble sarà onestissimo intellettualmente, però Hubble dà l'idea, perlomeno molto impulsiva, agguerrito, dà l'idea di voler più che trovare la verità, di portare avanti assolutamente la sua idea, tanto che non ha mai fatto neanche mezzo passo indietro, non ha mai concesso niente all'altro schieramento, diciamo. Però solo i posteri diranno chi aveva ragione. Quindi questo è il più importante esempio per Hubble di Reich discordante, come lo chiamava lui. Ha scritto un libro, che è questo, Quasar, Reich e controversie, ma le controversie le vedeva solo lui, perché la comunità scientifica non aveva nessuna controversia ed erano tutti esattamente convinti della distanza cosmologica del quasar. Tra l'altro ha scritto un bellissimo Atlante delle galassie,
cioè questo libro in particolare non è suo, però ha catalogato un sacco di galassie peculiari, soprattutto di galassie interagenti, perché lui voleva dimostrare la sua teoria dei punti di materia tra le galassie. Così facendo però ha creato un bel atlante di galassie interagenti, alcune vengono ancora adesso chiamate le galassie di Arp, e è rimasto questo nome. Quindi ve lo cito perché quando si parla di Quasar non si può non parlare anche di questo astronomo che ha discusso tanto appunto su questi argomenti. Se ci fosse Damiano qua, non c'è, pazzirebbe, perché lui è a favore dello stato stazionario e a favore di ARP assolutamente, quindi io l'ho messa per lui che non c'è stasera e glielo dirò. Ma che va benissimo, solo che lui anche Damiano se la prende come una cosa personalissima e mi avrebbe ammazzato. Diciamo che ARP aveva provato anche tante altre cose. Sì, sì, sì. Ci sono tante altre cose dei libri di ARP che fanno riflettere. E infatti tu potresti approfondire questo argomento, l'ho messo anche per Guido, perché anche Guido, comunque l'argomento è sicuramente interessante e affascinante. Questa controversia sul redshift, il significato cosmologico del redshift praticamente. Comunque abbiamo fatto una carrellata degli studi dei nuclei galattici attivi a diverse varie bande spettrali. Adesso però ci sono, faranno degli studi a multifrequenza, anche studi fotometrici a multifrequenza in tante bande. Stanno collezionando tantissimi dati di vari terabyte proprio, e quindi c'è il problema di esaminare i dati. Quindi si sta studiando un sistema di intelligenza artificiale per esaminare tutti questi dati e che compari, che aiuti l'operatore ad esaminare tutti questi dati in particolare sui nuclei galattici attivi. Però si sa, quando ci sono tanti dati, vi lascio con l'ultima slide, che assolutamente è solo un giochino, una provocazione, però mi piaceva questa frase di un economista inglese che dice: se torturate i dati abbastanza a lungo vi confesseranno qualunque cosa. Quindi vedremo che cosa questi survey moderne che hanno prodotto, e ancora più lo faranno in futuro, un'enorme quantità di dati per milioni di osservazioni di diverse frequenze, sono survey fotometriche multibanda. Ecco, bene, io avrei finito, sono stata... è tardi, pensavo di aver fatto prima, e vi ringrazio, scusate.